passione e la professionalità di Mario Quaglieri anche quest'anno hanno dato vita ad uno degli eventi più attesi della provincia di Frosinone, la giornata del portiere numero 7. A fare da cornice alla manifestazione, il Palazzetto dello Sport di Ceprano, che ha accolto oltre ai tanti piccoli aspiranti portieri il numero 1 del Napoli e vicecampione d'Europa Morgan De Sanctis. Una bellissima giornata, contraddistinta soprattutto dal messaggio che bisogna dare ai ragazzi, alle persone che stanno vicino a questi ragazzi, quindi gli allenatori, i genitori, che soprattutto bisogna pensare a divertirsi, comunicare a loro il rispetto delle regole, il fatto importante di dover stare assieme e soprattutto di divertirsi, senza avere l'assillo di dover diventare chissà chi. Bisogna diventare, prima che atleti professionisti, bisogna diventare dei piccoli ometti, perché poi nella vita bisogna togliersi tante soddisfazioni, ma soprattutto in quella reale che costantemente si affronta. Dopo aver ascoltato attentamente i consigli del pirata del Napoli, agli ordini di Mario Quaglieri, preparatore atletico degli allievi della Lazio e del suo staff, i futuri estremi difensori hanno partecipato a lezioni tecniche e pratiche, potendosi confrontare con professionisti del settore. Ho voluto Morgan perché ritenevo che fosse la persona, il professionista, e soprattutto l'uomo ideale per poter essere da esempio a tutti i portieri e gli appassionati di questo ruolo che vogliono e hanno deciso di avvicinarsi a questo ruolo. Quindi Mario, dopo Marco Amelia, Tacconi, Marchetti, oggi Morgan De Sanctis, cosa ci dobbiamo aspettare per la giornata del portiere numero 8? Ma sicuramente ogni volta che organizzo un evento e parto in largo anticipo cerco di integrare al mio discorso di formazione, al mio discorso di scuola calcio e di innovazioni, qualcosa che va sempre a migliorare la mia proposta in campo e la mia proposta di formatore. Soddisfatti per la riuscita della 7ª edizione, il sindaco della città di Ceprano, Giovanni Sorge, e l'assessore allo sport, Lavinia Conti. Io ringrazio Quaglieri, che sono 2 anni che porta a Ceprano sempre i campioni. Anche quest'anno ha portato Morgan, il portiere del Napoli. Noi, ecco, come paese siamo molto contenti, ecco, ringraziamo tutti quanti. Sì, e il mio ringraziamento va davvero con tutto il cuore, come ogni anno, a Mario Quaglieri, che continua a scegliere Ceprano. Mi rendo orgogliosa perché a sua detta trova nel comune di Ceprano il luogo più accogliente e quindi la nostra amministrazione gli sta particolarmente simpatica. Lo ringrazio perché davvero ci porta dei campioni di Serie A come Morgan De Sanctis quest'anno e come l'anno scorso per il portiere della Lazio, quindi davvero riesce meglio di noi a portare dei personaggi di lustro qui a Ceprano.